Oggi vediamo come passare dall'idea di montare un impianto fotovoltaico ad avere l'impianto attivo sul tetto. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi 1 maggio, giornata di sole, sono sicuro che queste belle giornate stimolino un po' chi sta pensando a un impianto a procedere in modo più concreto. Ecco, vediamo oggi quali sono i passaggi che a mio parere sono necessari per passare da quest'idea dell'impianto ad averlo veramente attivo e funzionante sul tetto. Il primo passo verso il vostro impianto è, secondo me, documentarvi un po'. Quindi guardatevi un po' dei miei tutorial. Oppure insomma andate a leggere un po' su internet, fate voi qualche verifica sul tetto, guardate un po' se durante il giorno ci sono ombreggiamenti, verificate, questa è una cosa fondamentale, verificate se avete la possibilità di installarlo, perché magari abitate in condominio e non è così semplice convincere gli altri condomini o comunque ottenere una parte di tetto su cui installare l'impianto. Oppure ci sono dei vincoli paesaggistici, storici o altro sul vostro immobile, quindi anche lì c'è qualcosa di particolare da fare o non si può proprio montare un impianto. Fate queste prime indagini preliminari per conto vostro, potete chiamare un tecnico per fare delle prime ipotesi. Io suggerisco sempre di passare prima dal progettista e poi alle offerte degli installatori per avere almeno qualcuno che vi dia una mano nella scelta, però so che spesso non avviene. Molto spesso io vengo chiamato dall'installatore che ha preso il lavoro anziché direttamente dal cliente. Per avere delle proposte, delle offerte sensate, ricordatevi, come vi ho detto già in altri video, che è necessario un sopralluogo sul posto, perché un installatore serio non può fare un'offerta per l'impianto di un edificio che non ha neanche visto. Infatti sopralluoghi con le varie ditte installatrici, vi consiglio sempre di chiamarne almeno due o tre per avere preventivi diversi. Si passa alla valutazione delle proposte fatte e alla scelta dell'offerta. A quel punto, prima di procedere all'installazione, ricordatevi della pratica in comune. Adesso la maggior parte degli impianti possono essere fatti in edilizia libera, ma magari nel vostro caso ci sono condizioni particolari per cui è necessaria una scia o comunque una comunicazione al comune. Contestualmente alla pratica in comune, o se non è necessaria, comunque prima dell'inizio dei lavori, iniziate la pratica di connessione, sia che sia col modello unico che con l'iter ordinario, perché nel modello unico è previsto la comunicazione da parte del gestore di rete al comune competente. Quindi diciamo che se avete mandato il modello unico parte 1 e avete visto che il gestore di rete ha comunicato al comune l'avvio dell'iter, siete più in regola per poter iniziare a installare l'impianto. Quindi avvio dell'iter di connessione, potete cominciare a installare l'impianto. Una volta installato l'impianto, arriverà il preventivo di connessione se avete fatto l'iter ordinario, o la conferma dell'iter semplificato se avete fatto l'iter col modello unico. Per la seconda e ultima parte della pratica di connessione può capitare che l'installatore torni da voi per fare l'autotest dell'inverter, perché magari si è scordato il giorno in cui l'ha montato. Quindi non vi preoccupate se l'installatore torna da voi in un momento intermedio tra il montaggio dell'impianto e la connessione, perché appunto serve l'autotest dell'inverter per terminare la pratica. Se vi interessa approfondire gli aspetti e le tempistiche dell'iter di connessione col gestore di rete, potete andare a vedere il video che ho fatto appunto dedicato a questo argomento. Quindi, finito l'iter di connessione, si procede all'allacciamento dell'impianto. Se il vostro impianto è stato connesso con il modello unico, quindi con l'iter semplificato, diciamo che gli adempimenti sono più o meno finiti. Vi arriverà una mail da Terna con il link per ottenere le credenziali di accesso al suo portale Gaudì e una mail dal GSE, il gestore dei servizi energetici, nella quale vi avvisa che è stata attivata la convenzione di scambio sul posto per il vostro impianto e vi manda il link anche lì per ottenere le credenziali di accesso al portale. In alternativa, magari queste credenziali sono state generate dal tecnico che ha seguito la pratica e quindi vi devono essere mandate da lui. Se invece avete seguito l'iter ordinario, una volta allacciato l'impianto è necessario attivare la convenzione
stazione di scambio sul posto, che partirà sempre dal giorno di allacciamento dell'impianto, ma c'è tempo 60 giorni per richiederla. Una volta attivata la convenzione di scambio sul posto, cosa che comunque di solito fa il tecnico che ha seguito l'intera pratica di connessione, vengono generate le credenziali e viene il passaggio di consegne, diciamo, quindi la chiusura della commessa da parte del tecnico che vi ha seguiti, la consegna delle copie clienti della convenzione di scambio sul posto, della documentazione relativa all'iter di connessione, del progetto e delle credenziali appunto di accesso al portale GSE, al portale Terna. A quel punto ci siete riusciti, il vostro impianto è attivo e funzionante. Per andare a controllare come sta, per dubbi, chiarimenti, perplessità, vi consiglio di dare un'occhiata alla mia playlist per chi ha già un impianto. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile e vi ha, diciamo, invogliato ancora di più a iniziare la pratica per installare un impianto. Io vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi è stato utile, non vi è stato utile, avete dei dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti perché non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. In descrizione trovate i link a tutti i miei canali social per informazioni e consulenze. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, anche questo link ve lo lascio in descrizione. Io vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì per un nuovo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.